Buonasera a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e anche oggi vi porto un nuovo video con i capelli pettinati con i mortaretti, non so se si nota ma sembra che mi abbiano dato una botta in testa. Oggi andiamo un po' ad affrontare le tre azioni che ho aggiunto a questo anno nel mio portafoglio e andiamo ad approfondire appunto questi tre titoli azionari che sono i tre stock exchange che ho aggiunto nel portafoglio, che sono l'LSE, quindi il London Stock Exchange, il Nasdaq e Intercontinental Exchange, che sarebbe il NYSE. Prima di cominciare però volevo ricordare che in qualsiasi momento della tua vita potresti venirmi a seguire sul mio sito internet, che è www.risparmioinvesto.com, dove pubblico un articolo ogni lunedì, su Instagram sul nome anch'io_risparmio e poi qui su questo canale che è appunto Io Risparmio, dove pubblico ogni martedì e venerdì un video nuovo come questo e ogni giovedì c'è una live alternata fra Buonanotte Mercati e su Rizza le Orecchie. Allora, di cosa andiamo a parlare quest'oggi? Partiamo diciamo dal principio. I tre stock exchange che ho aggiunto al mio portafoglio nel 2021, che secondo me sono appunto tre titoli azionari che potrebbero darmi quella crescita in termini di performance growth che un po' manca nel mio portafoglio, perché le altre aziende growth che ho sono delle posizioni piuttosto piccole, ma in questo modo, pur comprando appunto dei titoli azionari di aziende singole e non ETF, secondo me posso portare il mio portafoglio a crescere in termini di profitto, proprio perché sono aziende che nel loro ambito sono delle monopoliste. Per cui partiamo dall'inizio e partiamo ovviamente dal Nasdaq, la più famosa, quella più conosciuta, che ovviamente è un'azienda che ha il monopolio nel suo ambito e nell'ambito che adesso andiamo ad approfondire tramite la loro investor relation, un'azienda che di per sé ha un prezzo molto ma molto interessante. Da luglio 2020 ha lateralizzato subito dopo essersi ripreso dalla pandemia, ma se andiamo a vedere un attimino la sua performance totale possiamo vedere che questo titolo ha sempre dato delle ottime soddisfazioni. Un ritorno di mercato incluso i dividendi attualmente del 166%, con una volatilità piuttosto bassa rispetto alla media di mercato, proprio per la sua, per il suo essere monopolista. La valutazione invece in questo senso è leggermente sopravvalutata, non è eccessivamente sopravvalutata, per cui per la mia strategia di investimento, che è un piano di accumulo DCA, Dollar Cost Average, può essere un ottimo punto d'ingresso adesso, dove il titolo non è eccessivamente sopravvalutato, dove costruendo piano piano la mia posizione poi posso andare a mediare nel lungo termine. Crescita futura ovviamente un 5,8% di earnings all'anno, un 2,3% in termini di fatturato, con una salute finanziaria che è eccellente. Abbiamo quasi 15 milioni di asset contro gli 8 milioni e mezzo, quasi 9 milioni di liabilities, e per cui andiamo a vedere anche che c'è una leggera porzione di cash, un dividendo dell'1,4%, sempre crescente, con un solo 35% di payout ratio, che addirittura andrà a scendere nel momento in cui diciamo questa crisi un po' pandemica andrà a diradarsi. Andiamo un attimino a vedere il loro investor relation e approfondire un po' la situazione. Ed ecco qui la loro investor relation. Andiamo a scorrere un attimino, non tutte le 55 pagine, andiamo a vedere un attimino l'azienda, quali sono i suoi punti importanti. Building a strong foundation, costruire delle solide fondamenta. Come si comporta l'azienda? Ha il 73% del proprio fatturato che proviene dal non trading, per cui sono i costi di chi non fa trading che porta la maggior parte dei profitti, per cui sono i servizi correlati a quello che è il loro business. Un dividendo per payout del 39%, come abbiamo visto prima, e questi sono gli segmenti del loro corporate: market service and transition revenue, trade management services, market technologies, investment intelligence and corporate platform. 2,8 miliardi, questa sigla significa last 12 months, per cui gli ultimi 12 mesi, aggiornati al settembre del 2020, dalla nota qui sotto lo riusciamo a vedere. È un annualized recurring revenue, per cui un fatturato ricorrente annualizzato di 1,5 miliardi di dollari. Quindi queste sono le loro, i loro segmenti. Market technology, per cui market e anti-fine crime technology solution, tutte quelle tecnologie che tendono appunto a portare l'azienda ad evitare il cybercrime. Poi abbiamo investment intelligence, per cui tutti quei dati che troviamo appunto in giro sugli indici, sull'analisi delle aziende. 2100 sono gli asset sotto management, 1000 e più sono i proprietari degli asset e i consulenti, i dati del mercato e anche i clienti che curano gli indici. Poi abbiamo la corporate platform, 8500 aziende si rivolgono
incluse anche 4.300 aziende che sono quotate sul mercato Nasdaq. Market Services sono Single Largest Market. Market Services, il più grande mercato americano per equities in termini di market share, ma ci sono anche, c'è anche da sapere che Nasdaq è proprietario di alcuni mercati del Nord Europa, per cui l'azienda non è solo presente negli Stati Uniti d'America, ma ha altre aziende sotto di sé. Andiamo a vedere il fatturato netto: un 2.8 miliardi di fatturato netto con un 5% di crescita annualizzata, un margine che è aumentata dal 46% del 2016 al 51% del 2020, sempre last 12 months, e infine un non-GAAP diluted EPS che ha fatto un più 14%, l'azienda è sempre in crescita. Early execution result è il secondo aspetto, per cui market technology che ha portato un più 86%, investment intelligence un più 50%, divested not core asset 500 milioni più e reallocated rare R&D spend un 2.3 per. Qui il revenue da queste tecnologie di crescita del mercato e dell'investment intelligence ha fatto un più 67% dal 2016 al last 12 months del 2020, passando da 781 milioni di dollari a 1 miliardo e 305 milioni di dollari, cosa molto interessante. Poi abbiamo future growth opportunities, e qui andiamo a vedere che si sta aumentando la digitalizzazione del workflow e del commercio, si stanno andando a sbloccare tutti quei valori di dati catturati dall'analisi, e poi stanno un po' cambiando le dinamiche di investimento dal punto di vista del loro management. Quello che stanno offrendo, loro li chiamano secular growth offerings, sono delle piattaforme che sono posizionate anche sotto il punto di vista del cloud, automation and investment tool and investigative tools, per cui tutto quello che può essere la ricerca di mercato per trovare le opportunità di investimento, dynamic and distinctive index suite, per cui la creazione di indici e come vengono gestiti, e delle analisi che vanno ad aiutare i professionisti, gli investitori professionisti a essere più efficienti nei loro investimenti, e poi anche delle SG solution per chi è chi va a creare dal punto di vista corporate delle azioni. Allora andiamo a vedere un attimino come sono divisi gli asset in questo modo: 26 miliardi market technology, 19 miliardi in analytics, 3 miliardi di indici, e poi l'IR porta 7 miliardi. Quello che un po' gli asset diversificati in termini di posizionamento di mercato e di fatturato in ambito del Nasdaq. Come dicevamo prima, c'è 1.5 miliardi di annualized recurring revenue, per cui un qualcosa che è una base fissa per la propria crescita. Il 73% viene dal no trading e il 27% solamente dal trading, per cui anche da questo punto di vista si può capire come l'eventuale calo delle operazioni di trading può impattare sì l'azienda, ma non in maniera così preponderante, perché va a essere solo più o meno un quarto di quello che è il fatturato totale dell'azienda Nasdaq. Qui abbiamo dei dati di diversificazione per il loro market core, per cui le corporate platform e il market services. Last 12 months del 2020 il revenue per i corporate platform sono 515 milioni di dollari, mentre per quanto riguarda il market services, sempre per gli ultimi 12 mesi del 2020, a settembre come sempre, il net revenue è di 1 miliardo e 41 milioni di dollari. Un margine operativo del 61% per quanto riguarda il market service e un margine operativo del 37% per quanto riguarda il corporate platform, per cui azienda che ha degli ottimi margini in ambito generale per quanto riguarda i propri profitti. Quali sono gli obiettivi da qui al 2025? Ovviamente Nasdaq è un'azienda che ha una forte propensione alla crescita, un 3-5% di crescita annualizzata del proprio fatturato, a continuare a aumentare il market share per quanto riguarda le aziende che si vanno a quotare, incrementare l'ESG per essere anche trasformare in una componente chiave di quello che è il segmento anche del fatturato dell'azienda. Da qui al 2025 hanno un obiettivo di essere attorno a 50 milioni di dollari, e poi mantenere comunque tutto quello che è stato fino adesso con una customer retention che sia superiore al 90%. L'ultima parte, revenue growth and SaaS contribution outlooks. Per quanto riguarda il business segment, si cerca di aumentare la market technology dal 13-16% con un outlook da 3-5 anni, l'investment intelligence da 5-8%, la corporate platform da 3-5%, poi il solution segment dal 6-9% e il market services che sono variabili in base a quello che è il servizio che viene offerto, con una SaaS revenue che da qui al 2025 dovrebbe essere aumentata fra il 40-50%, per cui sono degli obiettivi piuttosto importanti che Nasdaq si pone
pur essendo un'azienda matura e ben strutturata da tantissimo tempo. Quali sono le priorità di Nasdaq in questo punto, da questo punto di vista? Investire e supportare la crescita prima di tutto con un allineamento strategico, con un miglioramento della struttura e delle performance dell'impresa e con degli ritorni che siano attraenti per gli investitori. Una crescita del dividendo che a questo momento è un 39% di payout ratio e 1.5% di yield, con un equity repurchase program, per cui del buyback delle proprie azioni nel momento in cui questo fosse possibile, ed un investment grade debt issuer, per cui poter maneggiare in maniera opportuna il debito, il leverage, per ottimizzare i costi ma anche creare quel capital growth che serve all'azienda per crescere e anche per poter ritornare questa crescita agli investitori che vanno appunto ad affacciarsi sul Nasdaq come investitori e non per vederlo solo come l'indice che tutti conosciamo. Passiamo invece al London Stock Exchange, anche in questo caso monopolista per quanto riguarda alcune cose. In questo caso ci sono più prodotti, adesso andiamo subito a vedere quali sono. La valutazione del prezzo di questa azienda, London Stock Exchange, anche qui ha avuto una crescita fenomenale, non si è fermata mai più. In questo momento ha dato nei 5 anni quasi un 300% di ritorno, con una volatilità, inclusi dividendi, con una volatilità veramente minima. Una valutazione che al momento è estremamente sopravvalutata, in questo caso infatti sono entrato con una posizione molto piccola solo per metterla all'interno dell'aerogramma, ma poi ovviamente costruirò la posizione piano piano col dollar cost average. Crescita futura un 13.6% dal punto di vista degli earnings, un 5.3% dal punto di vista del fatturato, per cui si aspetta una crescita maggiore rispetto a quello che è il Nasdaq, che è un'azienda ovviamente anche più grande e più matura. Una salute finanziaria che in questo momento potrebbe essere un po' messa in discussione, con degli asset che sono praticamente uguali ai debiti, qui si può vedere un attimino la cosa, però c'è anche una discreta porzione di cash che va un po' ad aiutare tutto il resto. Per quanto riguarda il dividendo, 0,67%, con un payout ratio del 65%, per cui ampiamente sostenibile. Andiamo subito alle investor relations, vediamo un attimino i segmenti che vanno a dare il fatturato all'LSE, London Stock Exchange. Prima di tutto abbiamo dato Analytics con 902 milioni di pound, che contribuisce a un 33,9% del fatturato totale. Poi abbiamo Discount collato la M Processing Solution, che va a dare un 33% dell'income totale con 765 milioni di pound. Poi abbiamo queste altre tre segmenti, Group Technology, che contribuisce solo un 3%, e qui in pratica vanno a fornire le tecnologie appunto ai grossi gruppi per andare a usare le piattaforme. Poi abbiamo il Capital Formation and Trade Execution, Capital Market, che corrisponde a un 18% del fatturato con 426 milioni di pound, che va a provvedere accesso a dei capitali domestici oppure ai business internazionali, una connessione efficiente attraverso le piattaforme appunto per fare market in equities, in bonds e in loro derivati, per cui anche i cosiddetti warrants e così via. Poi abbiamo Risk and Collateral and Processing Solution, che offre il 7% del total income per quanto riguarda l'azienda, 152 milioni di pound, e questo è quello che offre un clearing, un settlement and custody dei servizi per tutte quelle equity che sono fatte in cash, derivati, commodities e anche fixed income market, prevalentemente in Italia, anche se questi dati sono aggiornati nel 2018, ma nei fatturati futuri questa voce non riporterà più niente dell'Italia, perché per chi non lo sapesse, comunque la borsa italiana è stata venduta all'Euronext, per cui se la dividono fra Francia e Paesi Bassi, adesso non ha più niente a che fare con LSE. Andiamo a vedere un attimino gli ultimi risultati degli ultimi KPI appunto per quanto riguarda il London Stock Exchange. Il Q3 ha avuto un 2% di crescita del fatturato a 600 milioni di pound, ha continuato a dimostrare una forte operatività e resilienza, continuando appunto a crescere per quanto riguarda i servizi per i propri clienti e anche per i propri impiegati, soprattutto per il fatto che tutte le operatività sono state impattate dalla pandemia del Covid-19. L'LSE si è posizionato anche molto bene per quanto riguarda il Brexit, perché ha diversificato le proprie fonti di reddito in maniera diversa, in modo che la Brexit non potesse avere questo impatto così importante. E comunque fino al 30 giugno 2022 il UK framework, tutto quello che è la regolamentazione, seguirà fino a quella data in ampia parte quello che era anche la regolamentazione ESMA, quella dell'Unione Europea. Un sommario del Q3, l'ultimo chiuso, per quanto riguarda l'information services, il fatturato è cresciuto dell'1% a 223 milioni di pound,
e un 4% di crescita organica passata sui 9 mesi dell'anno precedente. Per quanto riguarda la revenue, l'impatturato venendo dalle sottoscrizioni, il FTSE Russell è più 4%, diciamo un 7% in più rispetto alla base costante, mentre il fatturato basato sugli asset è andato a diminuire del 7%, per cui questo si è andato a riflettere un po' sui livelli di tutto quello che è stato l'asset under management dei quarti precedenti. Post trade invece, quello che è il fatturato della post trade è un 5% in su a 259 milioni di pound, quindi anche qui si è avuto una crescita rispetto ai quarti precedenti e 9 mesi precedenti, una buona crescita anche per quanto riguarda il non OTC, not over the counter, e net treasury income. Invece c'è stato un declino per quanto riguarda il fatturato in OTC, riflette un attimino i volumi che sono andati a decrescere sullo swap, sugli swap clear, che basati sul periodo precedente sono andati un po' a calare. Capital market invece, il revenue per quanto riguarda questo punto di vista è piatto, non è andato a crescere, è rimasto sui 102 milioni di pound. Diciamo che rispetto al totale dei 9 mesi precedenti è salito dell'8%, comunque un mercato piuttosto piatto. Ultima azienda di cui andiamo a parlare, Intercontinental Exchange, proprietaria anche del NYSE, ma non solo, andiamo a vedere un attimino in dettaglio adesso. Prezzo, anche in questo caso un prezzo che è andato in forte crescita da sempre, con dei ritorni negli ultimi 5 anni, incluso il fatturato, di un 144%, una volatilità accettabilissima, una valutazione di mercato che rispetto all'LSE è meno, ma comunque è molto sopravvalutata. Anche qui ho fatto una piccola entrata per raggiungerla alla mia PAI, ma comunque con una posizione molto piccola. Crescita futura del 9.3% per quanto riguarda gli earnings, quasi un 8% in termini di fatturato, una salute finanziaria che in questo caso, diciamo, è anche qui borderline, nel senso che gli asset a lungo termine coprono tutto quelle che sono le liabilities a lungo termine, ma quelle a breve termine sono praticamente in linea con quelli che sono i debiti. E infatti c'è stato questo spike di debito in quest'ultimo periodo, con una porzione di cash che è piccolissima, per cui diciamo un'azienda che in questo momento ha ridotto quello che era l'equity debit ratio. Comunque la situazione di other liabilities è un po' più diversa rispetto al debito reale, che è solo di 17 milioni di dollari. Dividendo l'1.4% in continua crescita, con un P/E ratio del solo 32%, per cui in qualsiasi momento l'azienda può prendere questa liquidità nel caso in cui avesse delle problematiche e andare a ovviare a problematiche di tipo economico con la liquidità del dividendo, anche se non la vedo una cosa molto importante da vedere. Allora, adesso dopo aver dato un'occhiata su S&P Wall Street, andiamo un attimino ad analizzare meglio i dati, soprattutto in questo caso del terzo quarto del 2020. Andiamo subito a vedere, ci vengono presentati in management. Ciao Jeff, spero di conoscerti di persona un giorno. Andiamo a vedere un po' gli highlights di quello che è stato le performance dell'anno scorso. Un quarto dell'anno scorso che ha avuto un fatturato in aumento del più 7%, qualcosa comunque in una crescita in ambito monopolistico che comunque si può considerare una buona crescita. Pro forma mortgage e tech revenue un più 62% year to year, una crescita molto importante. Cash metrics year to date più 12% e adjusted EPS più 15%. In questo momento 1.7 miliardi year to date di capital return, che è un più 10% year to year delle ottime performance. Qui abbiamo anche un piccolo prospetto delle rendite per segmento, per cui abbiamo l'energetico che è cresciuto del 14%, i metalli di più 11%, il finanziario di più 19%, il fixed income rating, per cui l'obbligazionario 89%, over the counter e altre transazioni 13% e altre forme di revenue un 12%, per cui l'azienda è in crescita e questo è molto importante. Poi abbiamo quello che è il pricing and analytics, un 5% di aumento, exchange data and feeds, tutto quello che è le informazioni che vengono passate, un 9% in più, desktop e connectivity un più 4% e il data in totale ha una media del 6%, per cui anche in questo caso tutto quello che si può vedere è che l'azienda è in forte crescita. Quindi ci sono anche qui avuti dei record per quanto riguarda la crescita dell'azienda. Inoltre l'azienda sta investendo per facilitare il passaggio dall'analitico al digitale per tutto quanto riguarda le loro operazioni, con 10 miliardi circa di asset che vengono inviati come dati al mercato. Quindi anche qui l'azienda investe tantissimo, una parte del proprio fatturato, per l'implementazione di strutture informatiche e non che vadano a migliorare l'esperienza e anche la fornitura di servizi ai propri clienti. Per quanto riguarda Data Technology Driving Growth, qui possiamo vedere come il compounding growth in sottoscrizioni per quanto riguarda la fornitura di dati è andata sempre a crescere dal primo quarto del 2016 al terzo quarto del 2020, dato in cui questa presentazione va a parlare, ha guidato, diciamo, la vendite per 43 quarti consecutivi
year to year in aumento per quanto riguarda il proprio fatturato. Per cui è un'azienda che non si è mai fermata nella crescita del proprio fatturato. Questo anche perché, come dicevo prima, e anche per le altre due aziende, si tratta di una struttura che va a vivere in ambito monopolistico nel proprio mercato di riferimento, perché a parte il NYSE, nessun altro può andare a fornire questi servizi nella borsa. Qui abbiamo degli highlight per quanto riguarda year to date. C'è un record per quanto riguarda il fatturato netto, più 10%, un record per quanto riguarda l'adjusted operation income, di più 11%, un record per quanto riguarda l'adjusted EPS, un più 15%, un capital return capital a 10% e 11 miliardi di acquisizione per quanto riguarda Ellie, un'altra azienda. Ellie è praticamente un'azienda che si occupa di mortgages, per cui di mutui e di prestiti, e qui diciamo possiamo trovare anche informazioni relative a quest'altra slide di come Ellie sia diciamo un'azienda leader nel mercato del prestito delle piattaforme digitali, del business to business network, e per cui anche ad aiutare chi fa prestiti, credit union, banche o non banche, scusate, per cui o automatizzate oppure dei mutui automatizzati, a processare le transazioni. È una piattaforma basata su cloud con un singolo sistema di registrazione, di connessione, che connette una migliaia di industrie partecipanti e che copre quasi metà del mercato dei mutui americano. Per cui anche in questo caso, essendo la metà, possiamo capire che ci si sta muovendo anche in un ambito monopolista, per cui l'azienda qui diversifica con 900 milioni circa di fatturato e un CAGR del 30% circa annualizzato di fatturato, un qualcosa di molto importante in termini di crescita che va al di là dei servizi offerti in ambito della fornitura dei servizi ai mercati finanziari. Bene, anche per oggi è tutto, e spero che con questa presentazione di aver dato qualche dettaglio in più riguardo a queste tre aziende che ho aggiunto nel mio portafoglio e di aver fatto capire per quali motivazioni sono andato a puntare su queste tre aziende, quali sono i punti di forza delle aziende e come ci si può muovere, diciamo, nel valutare queste aziende, quali sono i parametri che si va un po' a cercare per capire se sono degli ottimi investimenti. Ovviamente, ripeto sempre come in ogni video, questi non sono consigli finanziari, ma si tratta solo dei miei investimenti, delle mie opinioni, e ognuno che voglia andare a fare delle transazioni di questo tipo deve comunque fare i propri studi, approfondire, e in ogni caso, se non si è capaci, affidarsi a degli esperti del settore, che non sono io. Ovviamente, prima di lasciarti, volevo ricordarti di iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche se sei nuovo di passaggio, e di far diventare quel pollice blu, che vuol dire un pollice in su, così fai capire a me che il contenuto ti è piaciuto e all'algoritmo di YouTube che ovviamente questi contenuti sono di tuo gradimento. Ovviamente ti ricordo anche che puoi seguirmi sul mio blog www.risparmioinvesto.com, su Instagram io_risparmio e qui su YouTube, dove pubblico ogni martedì e ogni venerdì un video nuovo, e poi dove ogni giovedì faccio la live di Buonanotte ai Mercati, alternata a quella di Rizza alle Orecchie, la mia nuova rubrica sui Riz. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, anche per oggi è tutto, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!